devo valutare, ci alleneranno con noi oggi e stanno meglio sicuramente rispetto a come si prevedeva, però chiaramente vanno valutati entrambi, compreso anche Peluso, che comunque aveva avuto quel piccolo problemino all'adduttore, per cui li andremo a valutare oggi nel test, nell'allenamento. Come no, Biondini si è allenato sempre, ha giocato sempre, fino all'altro giorno si è allenato col Genova e poi è arrivato qui da noi ieri e si è allenato con noi, quindi è un giocatore che è in condizione, che ha fatto tutto il precampionato, per cui non c'è nessun tipo di problema. Numericamente, intendi? Sì, beh, è molto meglio sicuramente, è meno penalizzante per quei ragazzi che si allenano durante la settimana e poi devono andare in tribuna perché non c'è spazio. Sicuramente la cosa è più gratificante per loro, è più gratificante anche per l'allenatore, perché è sempre molto, cioè, non va bene, insomma, ripeto, penalizzare dei ragazzi che da noi, tra le altre cose, si allenano sempre col massimo impegno, quindi la panchina più lunga è meglio, non cambia nulla a livello di scelte, perché comunque sempre tre ne puoi mandare dentro, però ecco, è una cosa che sicuramente approvo. Ma noi ne possiamo portare 23, quindi porteremo i 23 che possono venire, salvo che poi durante la settimana magari in altre occasioni non ci saranno delle defezioni, magari sarai costretto a portarne qualcuno meno, però porteremo tutti, insomma. Come è stato il primo contatto settimanale con Troisi? Con? Ma bene, abbastanza bene, insomma, un ragazzo che è giovane, si impegna, ha voglia, per cui nulla da dire. Un ragazzo che ha talento, che ha qualità, si vede subito, insomma, un giocatore molto, molto bravo tecnicamente. Secondo me sarà una bella sorpresa Troisi. Questa è la Lazio che sembra in costruzione, sì. Secondo me c'è anche un vantaggio. Non lo so questo, lo dico domani, lo vedremo domani dopo la partita, perché queste cose pre-partita, insomma, non ci credo poco. La Lazio è una squadra molto, molto forte, in costruzione poi fino a un certo punto, perché non è che si discosta molto da quella che era la squadra dello scorso anno, non c'ha giocatori nuovi, ho visto la partita l'altra sera, erano tutti giocatori che c'erano anche lo scorso campionato, quindi anzi se non dico cose inesatte mi sembra che erano 11 undicesimi dello scorso campionato, c'era solo sto ragazzo centrocampista che comunque gravitava sempre nell'orbita prima squadra perché era lì nella primavera, però poi per il resto non ho visto giocatori nuovi, a parte Flocari, ma che comunque, che lo scorso anno non c'era, ma che comunque praticamente la Lazio sta lì a casa sua da parecchio tempo. Quindi è una squadra che si conoscono, hanno cambiato forse qualcosa a livello tattico, perché probabilmente il nuovo allenatore ha delle idee diverse da quello che c'era prima, però insomma il gruppo è sempre quello, un gruppo consolidato, una squadra temibile che l'anno scorso ha fatto un campionato più che positivo, quindi abbiamo una bella gatta da pelare. Beh, Klose è il finalizzatore di questa squadra, per cui sicuramente bisognerà avere un occhio di riguardo, ma ci sono giocatori come Candreva, giocatori come Mauri, poi non so quali saranno le scelte comunque del loro tecnico, piuttosto che Hernanes, sono giocatori pericolosissimi, giocatori che hanno il gol nel DNA, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ripeto, Lazio è una squadra forte, è una squadra che l'anno scorso ha lottato per la Champions League fino alla fine. Sai, sì, non possiamo fare un parallelo con la partita dello scorso anno, almeno quella qui in casa, perché era una partita che aveva una storia ormai scontata, voglio dire, noi eravamo salvi dopo un campionato incredibile, loro avevano ancora qualche motivazione in più dettata dal fatto che si stavano giocando la Champions League, però la partita è stata equilibrata, poi è stata rotta da quel gol nel primo tempo, però insomma direi che non si può fare un parallelo ora, se andiamo a guardare precisamente quella partita, ma ripeto, per le cose che ho elencato poc'anzi. Quanto riguarda il calendario, rispetto alla scorsa, questa partenza dà un pochino di preoccupazione, ma gioca ancora più, visto che poi tra le tre partite l'anno scorso gli stessi campi furono anche con le vie. Ma l'anno scorso è una storia, quest'anno è un'altra, non possiamo fare dei paragoni con lo scorso. Dimentichiamocelo lo scorso anno, noi stiamo sempre a parlare dell'anno scorso, l'anno scorso è mai andato, tutto quello che poteva essere, tutti i riferimenti che potevamo avere,
a livello di calendario, a livello di difficoltà, sono storie completamente diverse. Ormai quello è un campionato finito. Questo ci propone la Lazio, è una partita difficile certamente, ma noi vogliamo fare bene, non è che andiamo a... la Lazio ce la giocheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, la mentalità è sempre la stessa, noi ce la siamo giocata con tutti, a volte siamo stati bravi, a volte siamo stati meno bravi, a volte siamo stati meno fortunati, a volte più fortunati, questo riserva il campo, però ce la giochiamo sicuramente, non è... abbiamo massimo rispetto della Lazio, però la partita ce la andiamo a giocare, anche perché sappiamo che Bergamo deve essere un campo dove tutti dovranno trovare delle difficoltà, perché le squadre come le nostre che devono fare questo tipo di campionato devono avere un gran feeling col campo amico, col campo di casa, e noi vogliamo proseguire su questo trend, perché l'anno scorso in casa comunque abbiamo fatto molto bene, e per cui ripeto, massimo rispetto, ma la partita ce la andremo a giocare. Poi il calendario è venuto fuori in questa maniera, è vero che sicuramente non è una partenza agevole, però magari è anche vero, come abbiamo già detto quando sono usciti i calendari, che quest'anno se non altro la parte finale del campionato sulla carta è meno impegnativa di quella dello scorso anno.